prima parte della nostra odierna lezione, abbiamo detto che la volontà di Dio deve essere fatta in cielo e in terra, il che vuol dire che anzitutto noi chiediamo con questa richiesta al Signore che si faccia la sua volontà salvifica, ovvero che il Signore ci salvi, che ci conduca a quel fine ultimo della nostra vita, che è la beata visione del suo volto. Ecco, sappiamo che il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvi, che tutti arrivino appunto a questa visione di Lui. Ebbene, chiedendogli sia fatta la tua volontà, gli chiediamo anzitutto questo. Abbiamo detto che questa preghiera così intesa è efficacissima, perché il Signore, il Dio, vuole sempre anzitutto elargirci quel bene, cioè la salvezza. Tutto il resto interessa meno, capite? Noi invece interessa e come, invece il Signore no. Ed il Signore ha proprio con noi un disegno di immensa paterna benevolenza. Se noi sapessimo, sorelle, lo dico anche a me, perché capite, capirlo teoricamente è una cosa facile, ma capirlo proprio in praxi, cioè giorno per giorno, vedete, capirlo non solo nelle vicende prospere, ma anche nelle vicende avverse, tristi e difficili, capite? Capire questo fatto che il Signore ci vuole più bene di quanto non ce ne volessimo noi stessi. Vedete, invece noi pensiamo che chi vuole bene a me sono io stesso anzitutto, capite? Chi ci vuole più bene a me di me stesso, no? C'è il Signore che mi vuole più bene ancora, capite? Perché vedete, noi proprio il nostro bene stesso non lo riconosciamo. Meno male che il Signore Dio ci ha dato il dono del suo santo e vivificante spirito, no? Proprio come dice anche l'Apostolo, è vero che noi non sappiamo quello che dobbiamo chiedere. È verissimo, eh? Lo sapeva già Socrate, è interessante in quel Eutifrone, mi pare che è quel dialogo in cui Socrate si intrattiene con questo brav'uomo chiedendogli che cosa sia la pietà e che cosa bisogna chiedere agli dèi, no? E dice, guarda che se tu gli chiedi una cosa alla divinità, può anche darsi che quella cosa torni poi a tuo danno, no? Quindi certi voti è meglio piuttosto non farli che farli, capite? Cioè chiedere alla divinità una cosa troppo concreta, troppo particolare, data la nostra insipienza umana, può succedere che gli chiediamo proprio la cosa più sbagliata che ci sia, vedete? Ecco perché già gli antichi invitavano a essere molto rispettosi con la divinità, cioè non dettare legge a Dio, no? Provare a Dio, Signore, tu devi fare così, 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 farti un elenco, capite, ben dettagliato e circostanziato di beni che noi vogliamo ottenere da Dio, no? Invece bisogna dire al Signore, appunto, sia fatta la tua volontà, qualsiasi essa sia, vedete? Confidando che il Signore sa meglio di noi ancora. Che cosa ci occorre, che cosa è buono per noi, no? Ecco, proprio come dice appunto San Paolo, non è vero che lo Spirito sa, mentre noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere, com'è vero questo? Uno potrebbe dire, beh, insomma, io so benissimo che cosa voglio chiedere, che mi vada bene quell'esame, che io guarisca quella malattia, che ci sia, capite? Ecco, vedete, allora è vero, solo che il Signore certe cose non le concede perché ci vuole più bene ancora di quanto noi stessi non potessimo volere del bene a noi. Soprattutto non solo il Signore ci vuole del bene, ma sa anche quale è il nostro vero bene. Vedete, lo sa alla luce della sua infinita sapienza, cioè contemplando tutto il bene dell'universo, no? Mentre noi molto meschinamente e ristrettamente vediamo solo quel bene immediato che abbiamo dinanzi, non badando appunto alla visione ampia delle cose, no? Ecco, certo che è difficile, capite, quando capita proprio una disgrazia dura, capite proprio tremenda una prova che la vita manda, no? Non so, un giovane che muore, per esempio, è capitato proprio a Bologna recentemente, no? Ecco, un giovanotto che prometteva tanto bene, un ragazzo di 28 anni, capite, cancro, e poi così prematuramente muore con i genitori che sono proprio, insomma, in strazio. Non sono cose difficili da capire, e però bisogna avere fede in quei momenti, capite? Dire adesso non lo capisco, certo, da questa prospettiva terrena è difficile capirlo, no? Però quando i miei occhi si apriranno alla visione beatifica, in Dio capirò tutto e loderò il Signore. Gli dirò, Signore, benedetto sii tu, hai fatto bene. Se tu avessi concesso quella o quell'altra grazia che ti abbiamo chiesto, ebbene, sarebbero andate peggio le cose, no? Ecco, in fondo, chi ci vuole bene, secundum veritatem interioris hominis, come dice San Tommaso, è appunto il Signore il Dio. Vedete, su questo possiamo avere una grande fiducia. Cioè, mentre noi spesso ci vogliamo bene secundum corruptionem veteris hominis, no? Cioè ci vogliamo bene secondo la corruzione dell'uomo vecchio, no? Ci vogliamo bene secondo l'antico Adamo, che è tutt'altro che un volersi bene secondo verità, capite? Se ci vogliamo, non ci vogliamo bene, certo, ma talvolta in modo capriccioso, no? Ci viene in mente che questo potrebbe essere buono per noi, no? Ecco, e invece, vedete, coloro che si avvicinano di più
alla conformità caritatevole, come l'ho spiegato stamattina, con la volontà di Dio, ebbene costoro veramente, veramente non hanno più di questi capricci, cioè si amano non più secondo la esteriorità dell'uomo vecchio, ma si amano secondo la novità nello spirito, capite? Cioè secondo la verità dell'uomo interiore. Bisogna amarsi santamente, cioè amarsi secondo verità. È molto importante questo punto, io insisto sempre, ma è una cosa assolutamente imprescindibile, vedete? Non basta dire noi amiamo, bisogna amare secondo verità. Certo, la parola amore si applica propriamente solo là dove si ama secondo verità. Si potrebbe dire che amore vero è un pleonasmo, come si dice, capite? Perché un amore per essere amore deve essere vero, se non è vero non è nemmeno amore, capite? Ecco, però molto spesso lo si dimentica al giorno di oggi, no? Vedete, io voglio bene, non so, per esempio pensate anche a questo indifferentismo religioso, no? Ecco, si dice, noi con il nostro cattolicesimo non dobbiamo turbare i nostri fratelli musulmani, capite? Non è una cosa giusta, capite? Le missioni hanno questo proprio oggettone vero di condurre le anime a Cristo, e questo è il loro compito. Il resto lo faranno anche, è vero, quegli aiuti che mandano gli stati nel terzo mondo per la promozione umana. I missionari, certo, non dico che non debbano dedicarsi alla promozione umana, per carità. Anche qui in Italia, no? Lo Stato non può badare a tutto, ci bada anche la Santa Madre Chiesa, no? Tanto più nei paesi di missione. Però, diciamo così, l'oggetto formale, direbbe San Tommaso, della missione è proprio condurre le anime a Cristo. Ed è una cosa davvero preoccupante quando uno dice io per amare il prossimo devo rispettarlo fino a tal punto che di Cristo non gliene parlerò mai. Ma che razza di amore è questo? Capite, care sorelle, vedete? Tutt'altra che quella di San Paolo che dice caritas urget nos, no? La carità ci spinge, capite? San Paolo non contemplava la tolleranza tra le virtù cristiane, capite? No, ecco, cioè, secondo lui la carità è quasi prepotente, no? Rispettosa, certo, ma nel contempo forte la carità, proprio per condurre le anime al loro vero bene. Chiaro che poi ex parte subiecti bisogna naturalmente, non basta imporre, capite? Bisogna che ciascuno poi in qualche modo vi giunga da sé, no? Però proporre sì e come, vedete, con insistenza. Ecco allora, è importante che anche nei nostri riguardi ci amiamo secondo verità, e questo è difficilissimo. Io mi rendo conto proprio che non mi amo secondo verità, vedete? Ho dei capricci, sono pieno di capricci, una cosa che mi piace, un'altra che mi piace, capite, vorrei questo, quest'altro, anche al buon Dio gli chiedo, fa questo, eccetera, vedete, terribile. Invece bisognerebbe proprio in qualche modo cominciare un pochino a vederci in un'altra luce, cioè non nella luce di quello che ci capiterà dopodomani, è importante certo anche questo, per carità, ma è molto più importante proprio, capite, mettere in pratica quello che una volta si diceva e oggi purtroppo è caduto un po' in oblio, cioè vedere tutto, la nostra vita, vedete, la nostra esistenza, momento per momento, sub specie eternitatis. Sante parole queste, vedete? Amarci secondo verità significa amarci in vista dell'eternità, perché questo è l'unum necessario, l'unica cosa che importa, eh? Tutto il resto è un sovrappiù, eh? L'unica cosa necessaria è l'eternità. E quindi vedere tutto, tutto proprio alla luce dell'eternità. Giova per la salvezza della mia anima? Se giova è una cosa buona, anche se fosse una malattia, capite perché voglio dire? Adesso non dico, per un uomo è difficile giudicare se la malattia gli giovi per la salvezza eterna, eh? Solo Dio è giudice in si fatta materia, no? Però capite, almeno se io non posso giudicare che cosa mi giova e che cosa no, se però la malattia, mettiamo, mi capita, e allora io dico, Signore, è questa la tua volontà. E io la accetto perché so che in quella volontà si manifesta il tuo amore per me. E il tuo amore è verace, cioè tu vuoi il mio vero bene, la mia salvezza. E allora mi mandi persino la malattia o qualche altro acciacco, capite? Ecco, purché io abbia salva l'anima. Invece nel nostro clima odierno, capite, tutto è pacifismo, vitalismo, biologismo, eh? Il bene supremo è la sopravvivenza fisica, e campare, capite, care sorelle, no? È un guaio, adesso non dico, capite, non voglio essere esageratamente ascetico e mistico, no? Fino a tal punto da dire, insomma, che la vita non abbia così, non sia un bene, no? È un grande bene, grandissimo bene, ma bisogna sempre tenere conto del fatto che al di là di questa vita ce n'è un'altra. E quando il Salvatore dice chi non odia la sua vita in questo mondo perderà quell'altra vita, ebbene dice una verità profondissima.
Vedete, dove odiare, come voi ben sapete, non significa in modo appunto manicheo, gnostico, no? Dire che la vita non è nessun valore e che è meglio suicidarsi, come effettivamente voi sapete che i famosi albigesi, i catari contro i quali predicava il Santo Padre Domenico, proprio avevano un tale pessimismo che per loro il suicidio era una cosa buona, capite? Ecco, vedete, un cristiano cattolico, una cosa del genere, proprio si sente tutto pervaso da un santo orrore solo a dire così, capite? Quindi la vita ha un grandissimo valore, ma non il supremo valore, perché vedete, se la sopravvivenza fisica è il supremo valore, i martiri sarebbero da cancellare dall'albo dei santi, capite? Mi pare che sarebbe una cancellazione un po' troppo consistente, no? Ecco, vedete? Quindi, in qualche modo, il Signore, il re dei martiri, perché lui poi ci ha dato il buon esempio, no? Non c'è amicizia più grande di colui che dà la sua vita per gli amici, non c'è un amore più grande di questo, no? Ecco, vedete, quindi la vita non è il supremo valore, ci sono valori più alti. I pagani lo sapevano già benissimo, vedete, persino i pagani, i neopagani di oggi l'hanno dimenticato, è un guaio, sorelle care, vedete, lo dico sempre che il pagano postmoderno è molto, è una situazione di animo molto più disastrata del pagano antimoderno, non so se rendo l'idea, vedete, cioè il pagano prima del cristianesimo è ancora un terreno vergine, per così dire, no? Mentre un pagano post-cristiano, cioè che ormai ha conosciuto il Cristo e se ne è allontanato, è uno che veramente ha compiuto un'apostasia proprio deliberata, capite? È difficile poi, difficile fare del bene a quell'anima, capite, no? Ecco, e allora certi valori pagani li sapevano. Virgilio dice, per esempio, turpissimum atque vivissimum est propter vitam vivendi perdere causas. Ed è una cosa turpe e vile perdere le cause della vita a causa della vita. Quindi al di sopra della vita fisica c'è il motivo per cui si vive, ed è il motivo morale, il motivo spirituale, interiore, no? Ecco. E noi che conosciamo il Cristo naturalmente sappiamo che è la nostra fede anzitutto, no? Ecco, vedete? Ecco, allora in questo senso bisogna sempre dire: Signore, hai ragione, tu sai, non ci vedo chiaro, cioè se dipendesse da me, capite, possiamo anche dire, se dipendesse da me proprio quella malattia la eviterei, insomma, no? Ma se me l'hai già mandata, ebbene vuol dire che tu, che tutto conosci, sai che anche questo può giovare per il mio bene, per la mia eternità, no? Quindi tutto sub specie eternitatis. Orbene, questo è il primo aspetto. Il secondo, invece, è quello appunto nel cui abbiamo già sommariamente accennato, ma che è molto importante, cioè il Dio che vuole la nostra salvezza, vuole ipso facto, cioè per ciò stesso, vuole anche l'osservanza dei suoi comandamenti. Vi ricordate che vi ho fatto questi tre punti fondamentali: salvezza eterna, osservanza dei comandamenti e ripristino, per così dire, della dignità originaria dell'uomo, no? Ora adesso siamo al secondo punto, cioè l'osservanza dei comandamenti. In fondo la nostra santificazione consiste in questo, quindi quando la scrittura dice che questa è la volontà di Dio, la vostra, cioè la nostra santificazione, ciò vuol dire che il Signore vuole che noi osserviamo i suoi comandamenti. E di care sorelle, che il buon Dio non conosce l'etica della situazione, eh? Cioè il buon Dio non conosce l'etica di chi dice: beh, io il fine ultimo mi ispira, mi piace, eh? Però quei comandamenti sono anche abbastanza difficili da osservare, capite quello che voglio dire, no? Quindi bisogna trovare una strada per ottenere il fine ultimo, ma senza la fatica di dover osservare tutti i comandamenti, non so se mi spiego, vedete? Questo è il tentativo di tutte queste cosiddette etiche, no? Che poi sono molto più immorali che morali, no? Ecco, bene. Vedete, il Signore ci richiama a questa serietà, no? A quella che oggi si dice coerenza, per usare una parola moderna, no? A questa coerenza: voi il fine, adopera i mezzi. Voi il fine, adopera i mezzi. Certo, il fine, care sorelle, vale proprio la pena, capite? Adoperare mezzi anche ascetici, difficili, no? Ecco, adoperare quei mezzi anche proprio pesanti talvolta, no? Pur di ottenere quel fine che è la beatitudine eterna, no? Ecco. Però la serietà vuole, capite, la serietà semplice, onesta, io non capisco, vedete, una salvezza facile, guardate che non mi ispirerebbe nemmeno, cioè io non, stenterei a essere cristiano se la salvezza fosse facile, non so se rendo l'idea, vedete, ecco che la grandezza del cristianesimo proprio si manifesta anche in questo. Voi sapete che uno dei motivi di credibilità è appunto l'analogia.